Gobbi. Chi è la signora? No, sono Magnotta. Ah, senti, ma mi ha telefonato il direttore. Sì. Ma che è successo? No, non è successo niente. Oddio, questa lavaci. È oggi 16 settembre. Pronto, chi è la signora? No, sono Magnotta. Adesso mettiamo due canzoni, sì, e poi entriamo. Andiamo sul banchetto dove c'è Alessandro che ci fa fare le domande e saluti tutti quanti. Va bene, cioè, ok? Allora, abbiamo qui il signor Mario Magnotta. Ok. Oramai un nome che tra noi ragazzi è famosissimo. Ragazzi, dateci una mano. Si è trovato bene il viaggio tutto a posto? Allora il viaggio è tutto bene, gli amici ammirani, che sono più che amici, sono dei fratelli minori, perché io sono più anziano di loro. Cerchiamo di mettercela tutta va, ok? Vai Mario! Cerchiamo di mettercela tutta. Andiamo sul sono abbastanza soddisfatti di me e come io sono soddisfatto di loro. E durante il viaggio non abbiamo fatto altro che ripetere sempre di questi famosi scherzi sulla moglie, sulla lavatrice, sul telefono giallo, verde, viola, violetta. Pacchetto quello di fronte alla console, ok? Benissimo. Mi pare che le cose stanno andando alla grande, sta andando tutto ok. E questi ragazzi si sono trovati, insomma siamo arrivati a Roma senza accorgercene. Certo, perché il viaggio è proprio divertente. Sì, ci siamo divertiti, anzi devo, tra virgolette, devo riconoscere questo, che purtroppo qualche anno è passato per non dire di più. E niente, loro si ricordano bene tutta lo scherzo. C'è questa... Ma l'ha attaccata? Sì, la sta vedendo adesso, questa è un'altra, entriamo. Che stai lì? Come sta conducendo? Io insomma qualche cosa incomincio a dimenticare, che anche per me Roma sta impazzendo. Poi a Roma mi fa molto piacere, perché sono venuti tanti romani all'Aquila, perché c'è un bel gemellaggio tra Roma e l'Aquila, perché si sono sempre voluti bene queste due città, e quindi tutti i romani che sono venuti all'Aquila hanno sempre cercato di Mario Magnotta. Ci siamo, Poi so, a fonte sicuro, so che a Roma ci sono molti circoli Magnotta, quindi sono diventato più famoso del Santo Padre. Come mai sono arrivato al punto di piacere più di queste star, di questi cantanti, che molti mi vogliono conoscere, addirittura ci sono diversi cantanti che sono venuti all'Aquila, la prima cosa che sono venuti all'Aquila hanno chiesto se ci va magari. Tranquillo.
famoso che l'ha voluto conoscere. Che l'ha voluto conoscere innanzitutto prima sul lasciamo fuori la strada strepitosa. Dove si torna? Dove si torna? Con Antonello Venditti siamo stati una mezza giornata insieme con tutto il suo star, tutte le sue culturali. Esatto. No, nel senso. La prima cosa che devi dire, Mario, con chi te la sei fatta? Oh. Ah, ma qua c'è stato lo scoop! Dopo chi te la sei fatta? Vai! Con quale vestito portava? Come era vestita? Vogliamo sapere, stavolta vogliamo sapere? No, adesso... Per il lo scoop! Adesso mi avevi fatto le domande, non so quale posso scegliere, la 1 o la 3. Oh, addirittura! Cioè, no! Chi può? Partiamo da... Allora, facciamo così. Questo mi fa capire che lei ce n'ha avuta più di una. Qualcosa, insomma. Adesso io non mi voglio tanto... No, chiaramente abbiamo chiesto lui, non si sta a vantaggio. Beh, insomma, certo. C'è da dare da fare, insomma. C'è da dare da fare. Me ne sono dato da fare. Ci siamo dati. Viva la faccia. Sì, certo. Viva le spagne, Chiudi. Bravissimo. Siamo tutto un gruppetto, lui è uno dei più assidui. Voglio spingerti la mano, anzi un abbraccio. Un abbraccio. Questo è un momento straordinario. Un applauso, grazie. Grazie. Ragazzi del sito che ti visitano, perché c'è un sacco certo, di fans. Certo ragazzi, io saluto tutti i miei fans, tutti del sito Magnotta, tutti del sito Magnotta www Magnotta IT. Ancora un saluto e un applauso caloroso. Grazie. Arrivederci a tutti, al prossimo giovedì intervisteremo il Papa.